usate i capelli, ma è così. Poi è giornata molto umida. Comunque, la misantropia, sì. In tanti per molto tempo si sono vantati, no? Ultimamente è andato di moda essere asociali, è diventato qualcosa per cui la gente si vantava. Ah, io sì che sono un vero asociale. E lo scrivevano dove? Sui social. Quindi, e questa è la cosa particolare, no? Perché a volte entriamo in contraddizione con noi stessi, ma è una contraddizione inconsapevole, perché non, magari non conosciamo, non riflettiamo tanto sull'uso delle parole, su cosa significhino, perché asociale è una persona che rifiuta qualsiasi contatto con la società, perché aprivativo, sociale, vuol dire che io dico la società non la voglio. Quindi i social, che comunque sono un viatico, sono una formula, un modo per in qualche modo entrare in contatto con gli altri, sebbene la forma filtrata di uno schermo, di un'applicazione, fotografie, video, eccetera, comunque cercano un contatto con l'altro. Quindi uno che sta sempre sui social non è un asociale vero, è un misantropo invece, ecco, chi rifiuta il contatto con gli uomini e allora cerca una situazione di totale solitudine, eh? Questa è la misantropia, antropos, l'uomo, no? E misos, odiare. E stiamo scoprendo adesso quanto essere stati per molto tempo, no? Esserci vantati di essere quelli che, ah, io non voglio nessuno. E poi appena ci hanno detto no, non potete più uscire di casa, non potete più entrare in contatto con gli altri, il panico, ma come? E ci siamo accorti anche di quante relazioni avevamo in piedi, di quanto era essenziale per noi il contatto con lo sguardo, il parlare con una persona, lo stare vicino agli altri. Poi naturalmente, vabbè, ci sono anche persone che in questo periodo invece hanno proprio scoperto, hanno avuto la conferma che invece no, io sto bene da solo, non voglio gli altri, e che probabilmente quando sì, le restrizioni saranno definitivamente tolte, resteranno ancora così come sono adesso, come se fossero sempre in quarantena. Questo è il significato quindi della parola misantropo, no? Quindi quelli che si ritenevano asociali magari forse in realtà sono solo un po' misantropi, ecco, che odiano il contatto con l'uomo, con l'altro uomo. E voi? Siete più misantropi oppure siete filantropi, cioè volete bene all'uomo? Il contrario è proprio questo, il filantropo è colui che vuole bene all'uomo e di solito il filantropo è colui che lo aiuta anche con opere di beneficenza, di attivismo per andare incontro agli altri, per portare del bene, ecco, agli altri. Siete più misantropi o filantropi? Volete bene all'uomo o odiate l'uomo? Questa è la domanda che vi lascio e alla quale potete, se volete, rispondere nei commenti.